Dove stiamo andando? Stiamo andando a farti vedere una cosa che non si vede spesso. Sta mettendo un po' di grasso fuso del maiale mescolato con olio di girasole per evitare che il prosciutto vada male. Cosa gli italiani apprezzano del Padanigra? Che è un prodotto 100% artigianale. Lui è Gonzalo, grande amico di Bracemi Ancora e fondatore della Casa d'Espagna, azienda che importa Pata Negra e altri prodotti iberici e rifornisce tanti ristoranti in Italia. Con lui, ragazzi, ho già fatto altri video. Questa volta, accompagnato dal fidato Jack, sono andato in Spagna per comprare insieme a Gonzalo più di 200 maiali. Già sento il sapore del prosciutto. Buono. Siamo arrivati? Quasi. Guarda che taxi, Ora ragazzi, dovete sapere che l'Andalusia è la patria del maiale, qui tutto ruota intorno al suino. Quindi, se uno vuole capire bene cosa c'è dietro ogni singola fetta di prosciutto spagnolo, deve fare come abbiamo fatto noi e venire in questi paesini sperduti in mezzo alla campagna e poi farsi accompagnare da qualcuno del luogo tra campi di querce e allevatori. Ciao amici di Bracemi Ancora, sono le 7 di mattina, sono a Villanueva de Córdoba, minuscolo paesino a una cinquantina di chilometri da Córdoba e sta spuntando il sole e noi andiamo a comprare circa 130 maiali iberici. Indovinate là che cosa sgrufolano maiali e indovinate là che cosa sgrufolano maiali e lì maiali. Siamo circondati da maiali, questa è la regione dei maiali. Qui tutta l'economia gira sul maiale. Evviva il maiale! Signori, Guarda, guarda. questo qui richiama i maiali con questo suono. E i maiali sono spuntati dal bosco e sono arrivati qua. Guardateli. Questo sta arrivando qui. Yo creo, él te ha dicho sobre 18 euros más o menos, que yo creo que es un precio razonable. Yo creo que Juan Luis tampoco era una Ragazzi, persona che ufficialmente è sia iniziata la trattativa. Partirlo Qui in con la mitad Spagna e la dejarlo a trattativa si fa 50 a voce vicino agli y yo creo que animali Juan Luis tampoco ancora lo va a vivi. nada. Yo Ora creo stanno que es trattando un il precio más o prezzo. menos Torniamo su di razonable. loro. Bueno, pero lleva una calidad muy buena de los animales. Pero el próximo año lo vemos de nuevo. El próximo año. Juan Luis, cuando le vende a un señor una cochina, los primeros que para el año siguiente son para él. Va, 16,50. Trato hecho. 16,50. Quando Gonzalo va in Andalusia, la sua giornata è piuttosto regolare. Compra maiali dalla mattina alla sera. Non ha fatto in tempo ad acquistare un centinaio di maiali rossi che subito siamo andati a prendere il suino iberico, da cui nasce il Patanegra più pregiato. Gonzalo, quello che io sto vedendo è tutto molto interessante, però tu mi facevi notare che ci sono due recinti. Qua ci sono dei maiali, lì ci sono degli altri. I tuoi sono quelli dell'altro recinto. Perché? Questi sono maiali incrociati con maiale bianco e non si alimentano a ghianda, sono meno eleganti. Ok. Ok. Mentre invece Sembrano dell'altro. più un maiale bianco, a parte il colore, scusa Michele, è più chiaro, è più rosso, ti dà il rosso anche tante volte. Ok, mentre invece di là abbiamo E lì i abbiamo tuoi esattamente che sono di razza 100% 100% pura, iberica, 100% esattamente. iberica, e sono diverse, zampette più fini. Molto più fina. Ti faccio una domanda: costo al chilo, possiamo pure essere generici, costo al chilo di questi incroci tra il maiale iberico e il maiale bianco, qual è?
Approssimativamente la metà. La metà, quindi siamo esattamente sulla metà. Sì, più o meno. Per far intendere, ragazzi, le differenze. Perché molto spesso uno va al supermercato, vede un prosciutto di un costo, vede un prosciutto di un altro. Non capisce perché quello costa di meno, perché quello costa di più, perché c'è molto più lavoro, è tutto molto più complicato. Etichetta nera. Altra cosa che Gonzalo ci voleva far vedere, per ogni, diciamo, acquisto, tu hai delle analisi. Io le faccio all'animale una biopsia, okay, che è un'analitica in vivo, e poi se le fa anche una volta macellato. Dobbiamo vedere tre valori soprattutto. Fondamentali. Questo, ragazzi, è importante, molto interessante, una curiosità. E l'oleico, è come dice il nome, olio. Esatto. Che è quello stare... che le dà la ghianda. È il palmitico deve essere basso, è come l'olio di palma. Sì. A nessuno piace l'olio di palma. Ok. Ti piace l'olio di palma? No. E poi? È il linoleico, sì, che è simile all'omega 3. Esatto. È l'acido che ha il pesce, ok? Finiti gli acquisti, si va dritti alla pesa, un mega bilancione dove lì, cari miei, si fanno i conti. E qui i numeri, ragazzi, sono importanti. Questa è la bascula municipale, è la pesa ufficiale di tutta la regione. Questa non sgara un grammo, dicono. Abbiamo fatto la pesa piena, sì. Sono 41.000. 400. Praticamente hai caricato 22.720 kg di maiale vivo. Buono. Adesso dove andiamo? A fare una degustazione del prodotto, andiamo a mangiare. Ottima cosa, mi piace. Non avrei mai detto che avrei mangiato il prosciutto più buono della mia vita in uno stabilimento così freddo con Giacomo accanto, ma così è. Bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. Mortacci, quanto è buono. Supera qualunque altro paragone che si possa fare. Una cosa interessante che ci stanno facendo vedere, avete presente le confezioni, quelle da 100 grammi sottovuoto? Vengono tutte realizzate a mano. Eccolo là. Vedete? Sia la parte anteriore sia la parte posteriore, quindi sia il patanegra, che sono le cosce posteriori, e sia la paletta, che sono le zampe anteriori. Nell'uno e nell'altro caso c'è l'operatore armato di coltello che taglia e fa le confezioni da 100 grammi. Artigianalità allo stato puro. Dove stiamo andando? Stiamo andando a farti vedere una cosa che non si vede spesso. Bello, mi piace. Che sta facendo questo signore? Sta mettendo un po' di grasso fuso del maiale mescolato con olio di girasole per evitare che il prosciutto vada male, ok? Così non arrivano le acari. Questa operazione ogni quanto si fa? Ogni tanto. 3-4 volte nella vita del fuoco. Sì, poco. Il risultato è questo. Guardate qua, ragazzi, questa è una cosa che devo farvi vedere. Muffe, tutte muffe nobili che contribuiscono a rendere questo ambiente un microclima unico, impareggiabile, all'interno del quale i prosciutti stagionano e arrivano ad avere livelli di qualità assurda. Immaginate, ragazzi, quanti anni ci sono voluti per avere questa grotta, questo microclima. Queste sono le famose muffe buone, quelle che quando arrivano trasformano un prodotto. Ovviamente in commercio, quando andate al supermercato, dal macellaio, non vedete queste cose perché sono necessarie, si attivano durante questo processo di conservazione e di maturazione del prosciutto. Però con estremo piacere ve lo faccio vedere, vi porto a vedere queste realtà, perché anche queste contribuiscono a rendere un prodotto buono, un prodotto di qualità. Guardate, qui si sono formate un po' di meno, guarda, tutte muffette bianche, guardate che spettacolo. Voglio andare a mangiare, ho fame, sto guardando da stamattina che guardo salumi crudi, salumi che camminano, salumi che salgono sui camion, salumi che vanno alla pesa, ma io ancora non ho mangiato niente, c'ho fame e c'ho pure freddo. Caro Gonzalo, abbiamo comprato, mi piace questo plurale maiestatis, okay, abbiamo comprato 135 maiali, sì. Ti chiedo una cosa tecnica.
di un maiale, la Casa de Spagna, quindi la tua azienda, quanti tagli ci fa uscire fuori? Quanti prodotti? Magari 14-15 prodotti diversi. E uno, vabbè, è pata negra, l'abbiamo visto. Sì. E poi altri sono questi prodotti qui. Esattamente. Giusto? Da dove iniziamo? Come fai assaggiare? Abbiamo il lomo iberico. Questo è il lomo iberico? Sì. Che parte sarebbe del maiale? È la lonza del maiale iberico. Perfetto. È buona. Questo cos'è? Questa è la sovrastrada. Assaggiamo. Simile a quella calabra. Simile a quella calabra, ma non piccante. Ma non piccante, esatto. Poi che altro abbiamo? Questo è? Morcón. Il morcón che taglio è? Morcón sarebbe una sorta di chorizo, matritato grosso. Ok, buono. Buono, eh? A me piace molto il morcón. Il morcón? Sì. Salchichón. Salchichón. È uno più buono dell'altro. Va bene, caro Gonzalo, senti. Per ora la giornata è iniziata questa mattina alle 7. Sono le 2 di pomeriggio e per ora è tutto molto interessante. Grazie. Molto bello. Adesso pausa e poi riprendiamo. Mandiamo. Vai. E sono 24 ore che compriamo maiali. Ancora non hai finito. Com'è stata la trattativa oggi? Hai risparmiato qualche soldo? Sei riuscito a strappare il prezzo? Il tipo è stato molto astuto e non avevo più la forza di chiedere uno sconto dopo tutto questo. Gonzalo, non è che se ti intervisto devi per forza tenere quattro frecce, le puoi togliere? Sì. Esatto, non so come funziona qui in Andalusia, però. Sì, sempre che c'è un'intervista devi mettere le quattro frecce, così lo sanno. Esatto, sei consapevole, diciamo, sei soddisfatto degli acquisti fatti fino adesso? Abbastanza. Hai preso il meglio che poteva offrire il mercato? Assolutissimamente, li ho pagati, Li ho pagati. Due cose. Cosa gli italiani apprezzano del pata negra? Apprezzano soprattutto il sapore che ha il pata negra e l'uso che è il pata negra, la distinzione che ha il pata negra, la particolarità del prosciutto. E cosa gli italiani ancora non hanno capito del pata negra? Grazie di questa domanda. Allora, gli italiani non hanno capito che è un prodotto 100% artigianale. Non si fa assolutamente niente, ma assolutamente niente di meccanico. Il 90% del processo, diciamolo così, il 90% del processo è artigianale. Solo un 10% viene controllato elettronicamente, no? Con la famosissima stagionatura artificiale. Quindi non tutti i pata negra sono perfetti, che le apri e l'olio esce, ha un colore assolutamente meraviglioso, non eccessivo grasso, è impossibile. Il maiale va camminando per la destra, magari mangia più ghianda, meno ghianda. Se stagiona naturalmente, magari prende più aria, meno aria. Se fanno delle muffe naturali, magari uno prende più muffa, meno muffa. Ma il livello è sempre molto, molto, molto alto. Stasera, ragazzi, diciamo, l'erogazione, l'esborso di soldi da parte di Gonzalo non termina qui, perché stasera ci offre la cena in una trattoria tipica dell'Andalusia. Ah, sì? Dove entrano, ho visto, solo operai. Va bene. C'è una donna lì, non è mai entrata. No. Non l'ho mai vista. Comunque siamo arrivati in una tipica trattoria andalusa. Perché mi ispira questa trattoria? Perché è pieno di operai. Vedi, questi hanno finito adesso di fare i lavori. E dove ci stanno gli operai se mangia bene. Bevete responsabilmente, mi raccomando. Questo è il menù. Questo praticamente, ragazzi, è l'equivalente di una bruschetta italiana, nel senso che come te siedi ti propongono questo piatto. Abbiamo le patatine fritte, l'uovo che sta sotto e abbondanti fette di pata negra. Ora, questa è esattamente il doppio della porzione di pata negra che Briatore mette nella sua famosa pizza. E secondo me, Gonzalo, secondo me è pure meglio sto pata negra. Penso proprio di sì. Penso proprio di sì, guardate qua. Che? È meglio. Quindi possiamo tranquillamente affermare che in una trattoria senza pretese nel cuore dell'Andalusia sperduta si mangia un pata negra che è 10 volte meglio la famosa pizza, il famoso pata negra che si mangia da Briatore, così, nota di colore. Io comunque, ragazzi, me lo mangio e con questo concludo la mia esperienza qui in Andalusia.
grazie a Gonzalo che mi ha fatto da cicerone. È stata un'esperienza molto bella, stancante ma piena di spunti. Abbiamo imparato un sacco di cose e soprattutto abbiamo comprato più di 200 maiali, vero? Alla fine 270 maiali, ragazzi. Ma chi ve li porta su YouTube 270 maiali acquistati, che arriveranno però in Italia fra 3-4 anni. Nel frattempo, se i prodotti di Gonzalo li volete mangiare subito, lo contattate e lui ve li spedisce nel vostro ristorante o nella vostra macelleria. Ragazzi, è tutto, un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao. Buono. Anzi no, montacci quanto è buono. Ciao. Questa è la ghianda e rappresenta la maggior parte dell'alimentazione di questi maiali qui in Andalusia. Allora, mi hanno fatto venire una curiosità tale che ho deciso di mangiarla con voi, questa ghianda, per sentire il sapore e cercare di capire quello che prova il maiale quando se la mangia. Allora, eccola qui. L'avete mai mangiato una ghianda? Io è la prima volta che la mangio. Sotto i denti sembra quasi una castagna. Vediamo un po', va? Sembra una castagna, è farinosa come una castagna. E si sente tutta la parte grassa, tutta l'uglietto. Ho capito perché questi maiali ne vanno ghiotti e ho capito perché poi mangiare e cibarsi di ghiande rende il prosciutto pata negra così buono. Volevo provare perché un conto è mangiare, sai, tu hai assaggiato il prosciutto, ti dicono si nutre a ghianda, ti viene la curiosità, no? Di andare a cercare il sapore del prosciutto nella ghianda e viceversa. Ed effettivamente è così, soprattutto se lo strizzi sotto i denti esce fuori l'olietto, che è molto gustoso. Io credo che quando un maiale si mangia la ghianda gode proprio come un pascià, sta proprio al settimo cielo.